in collaborazione con Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com. GS Elettroforniture di Sabatucci Giuseppe, rivendita di materiale elettrico all'ingrosso e al dettaglio. Dal 1993 garanzia di competenza e professionalità. A Treia in via San Marco Vecchio 23 e dal 2017 anche a Passo Col Murano in contrada Fiastra 69. Bentrovati a tutti e un ciao particolare a Roberto Gergo. Amici telespettatori, finalmente una nuova puntata. Oggi ci occupiamo di blues, blues con influenze afroamericane, un gruppo tutto marchigiano che sta spopolando in giro per l'Europa. Sono in studio con noi i Black Banjo. Prego. Ciao, ciao a tutti. Un saluto ad Alex Alessandrini, voce e chitarra. Ciao a tutti. Francesco Caporaletti al basso. Ciao. E Arcaleo Magrillo alla batteria. Ho sbagliato. Sì. Arcaleo. Arcaleo Magrillo alla batteria. È un nome molto complesso. Ma manca chi? Manca il tastierista, però diciamo che il nucleo originale è qui. Poi abbiamo un tastierista che va e viene a seconda dei concerti, però diciamo... Nasce come trio il nostro gruppo, quindi nasce come ci siamo trio. Tutti. Ma ogni tanto si perde sugli aerei, però vabbè. Anche perché il tastierista ogni tanto si perde sugli aerei, sì. Negli ma aeroporti. Che cos'è il blues? Il blues è una musica che tutti conoscete, che è nata nel sud degli Stati Uniti molto tempo fa e noi ci ispiriamo a quelle sonorità, anche se il nostro non è un blues tradizionale, è un po' una rivisitazione dei classici, di quelle sonorità, di quelle influenze a modo nostro, in chiave moderna, come si dice. Perché più blues e meno rock? Io credo che sia più rock che blues, quindi sia più rock e meno blues, ma sono generi che cerchiamo di riprodurre e di mescolare con altre influenze più ampie in modo da creare un po' un prodotto originale più nostro, distintivo. Ma il blues nasce nei campi di cotone tanti sì. anni fa, e invece a te da dove parte questa tua ispirazione verso questo genere così profondo, insomma così importante, diciamo, nella discografia mondiale? Io sono stato, come si dice, come tanti, folgorato quando all'inizio dell'adolescenza, quando ho cominciato a frequentare la scuola secondaria e ho avuto buoni maestri, nel senso che all'epoca c'erano altri più grandi, ragazzi più grandi che mi hanno fatto scoprire questa musica. E mi ricordo i primi ascolti di Johnny Winter, classici americani, e da lì poi è nata la passione e ho cominciato a scrivere le canzoni. È sempre una cosa, una passione che ho sempre avuto, che ho portato avanti e fino adesso ancora siamo qua. E chi è qua. Il tuo riferimento? Ma io il mio artista preferito, se così possiamo dire, il mio eroe musicale è Warren Haynes, che è un chitarrista americano, è stato membro della Allman Brothers Band per tanti anni e è un po' la mia influenza principale, se vogliamo, però tutti i grandi chitarristi blues rock degli anni 70-80, senza stare a enumerarli tutti, sono un po'... E com'è nato l'incontro con questi altri due compagni di viaggio? Merende. È nato un po' per caso, è stato quasi un segno del destino, perché io avevo praticamente già finito di scrivere quello che poi sarebbe diventato il primo album dei Black Banjo, con un, e l'avrei dovuto incidere con un'altra formazione che però
Poi dopo è arrivata la pandemia, sono arrivati anche dei problemi interni, quindi ci siamo sciolti proprio in quel periodo e con Archelao ci siamo conosciuti in un ambito di scuola di musica dove lui insegnava. E ho parlato del mio progetto, lui è rimasto entusiasta, ha chiamato Francesco che era già in tour con lui con altri gruppi e abbiamo in poco tempo registrato il primo disco e abbiamo fatto partire questo nuovo progetto due anni e mezzo fa. Vorrei mandare il video se sei d'accordo Roberto. Roberto so io, questo è sicuramente un dato di fatto. Comunque sono d'accordissimo perché è ora di ascoltare un po' di musica, assolutamente. Medicine Man, prego sì. Regia. Thank you.
quale storia si nasconde dietro a Medicine Man, Alex? Medicine Man è nata nel periodo della pandemia e senza voler prendere posizione, perché le posizioni sono state fin troppo esasperate, no, in quel periodo. Vuole fare un po' di sarcasmo su tutto il quel grande circo che è stato globale, che è stato un po' il periodo della pandemia, senza voler ovviamente mancare di rispetto ai drammi che abbiamo vissuto, però è un modo così per fare un po' di satira su tutto quello che c'è stato. Vi aspettavate tutto questo insomma interesse di fronte a questo disco che poi vi ha portato in giro per l'Europa? No, infatti, come dicevo prima, ho parlato un po' di segno del destino, no? Perché la cosa è partita subito, insomma, dalla scintilla è divampata subito la nostra carriera, se vogliamo. Abbiamo iniziato a viaggiare, siamo stati a fare 3 o 4 tour in giro per l'Europa, anche con artisti importanti. Abbiamo uno tra tutti, e cito il gruppo leggendario inglese degli Animals, con cui abbiamo fatto una tournée l'anno scorso, e abbiamo fatto Polonia, Germania, Austria, per finire poi in Spagna, ed è stata un'esperienza molto bella, che abbiamo ripetuto quest'anno con un concerto a Taranto insieme, alla fine dell'anno scorso. È stato molto gratificante. Non essendo americani, quando si torna a casa, no? Cioè, voglio dire, il blues nasce in America, nasce appunto lì. Non essendo americani, quando si torna a casa da una tournée così, diciamo, importante, così soddisfacente, che cosa vi rimane, insomma? Ah, sì, noi siamo un po' degli outsider, come tutti quelli che fanno questa musica non essendo americani, no? Quindi da un lato c'è ovviamente un gap, e quindi una difficoltà in più per stare all'altezza, o comunque per produrre e proporre questa musica in modo credibile. Dall'altro, essendo noi proprio degli outsider, quindi gli americani direbbero degli underdog, no? Cioè quelli che non sono favoriti, quelli che non ti aspetti. E c'è un po', come posso dire, una grinta in più, no? Di voler rincorrere i modelli. E comunque si sente dal sound, secondo me. Dicevo questo perché proprio come dici tu, quando vai in certi posti a proporre il blues, tutti si aspettano persone di colore oppure chissà che, no? Però insomma, dal prodotto che viene fuori, insomma, ce l'avete tutti dentro sto blues, insomma, perché sennò. Grazie. Si sente. E non vi nascondo che vedo qua strumenti in studio, cioè accarezzateci i capelli, soprattutto a chi ci ascolta da casa, perché. Vabbè. Io non me li posso accarezzare, diciamo. Via. Una volta, Frank. Va bene. Che dice? Che dite? Allora, sono pienamente d'accordo. Che ci penso, ci riesci di meglio. Che cosa ci fate sentire? Allora, questo, il primo brano, è tratto dal nostro primo album, che si intitola Out of the Skies, e questo pezzo invece è Youth of the Nation, è il titolo di questo brano. E è un brano un po' a sfondo sociale, nel senso che è un brano contro la violenza, in particolare contro la violenza giovanile e l'uso delle armi da parte dei giovani, e quindi è un argomento un po' difficile. Anche molto attuale, diciamo, purtroppo in America, assolutamente. Attuale. Infatti la canzone risale a 4 anni fa ormai, o forse anche qualcosa in più, ma è rimasta attuale. Certo, avete fatto mai qualche viaggio per rendervi conto veramente di quella che è la realtà? Io sono stato, da appassionato di musica, da appassionato di questo genere e di quei musicisti, io sono stato diverse volte negli Stati Uniti nel corso degli anni, ormai non sono più un ventenne, quindi
E quindi sì, purtroppo mi sono reso conto degli aspetti, di questi aspetti della società americana, e purtroppo negli ultimi anni ho riscontrato queste spiacevoli note. Anche e questo è un brano che condanna questo? Condanna l'uso. Questo è un brano che, adesso non voglio appesantire l'atmosfera, ma che fu scritto, che scrissi dopo i fatti di Macerata, della vicenda della sparatoria. Sì. Io sono di Macerata. E tutti ben ricordiamo. Esatto. E quindi, diciamo, musica, vuole... quindi musica. 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 You feel good, I'ma let you play, boy. Mama knows how you feel, now she's complaining, but you're firmly, boy. And the good shuffle came, but it's your pain. Don't feel ashamed, cause mama gonna teach you the good and the bad. The kids are grown so fast, they are the future and they know the past. You got the nation, the diamonds done. We'll watch you from a barrel of a loon again. I'm gonna cover your back, clean up this mess, no matter what they say, boy. Mama's feeling so low, your daddy's gone and nobody's closer. And the good shepherd came, to ease your pain. Don't feel ashamed, cause mama gonna teach you the good and the bad. The kids are grown, close your head, they are the future and they know the past. You are the nature, what time has done, they watch you from a Bible of a lunar gun. Then watch you from a Bible on a lunar gun. Well, the kids are grown, goes ahead. And the future, they don't know the pain. You are a natural, the time is done. Then watch you from a Bible on a lunar gun. On a lunar gun. On a lunar gun. We'll be right back.
E vai, eh? 2021 primo album, 2022 secondo album, progetti per il futuro. Progetti per il futuro, siamo in lavorazione, è in lavorazione il terzo album. C'è due senza tre. Esatto. Di figurino. Adesso sarà, penso, ci auguriamo nei prossimi mesi, un singolo, un nuovo singolo che vorrebbe anticipare poi quello che sarà il terzo album, e pensavamo di proporre un nuovo video per questo brano che lancerà poi la nuova produzione. Ma nel blues una voce femminile di un certo livello chi potrebbe essere? Io in realtà abbiamo avuto delle belle collaborazioni anche per il primo album con delle voci femminili come background vocals, quindi come cori, ma non ho mai, amo delle artiste e delle cantanti, ma non ho mai concepito la mia musica con una voce principale femminile, e quindi non credo che ci sarà mai, ecco, un disco con una voce femminile protagonista. Però siamo sempre aperti alle influenze, alle collaborazioni, molto volentieri. Io mi viene da chiedere dove poi si possono sapere le date, i vostri appuntamenti, appunto, e soprattutto il tempo purtroppo è tiranno. Vi chiederei, preferite continuare questa intervista oppure fate ancora un brano? Facciamo ancora un brano. Sì, perché Katia, io lo sai che sono molto, no? E mi sono accorto che manca poco per chiudere la puntata, e quindi io non so, vuoi chiudere la puntata tu? Facciamo bene. Suonare loro? Allora, con il brano Ofelia? No, faremo un brano del nostro secondo album che si intitola Far Away From Cali. Bene. È un po' un brano dedicato a un ideale viaggio verso la California. Bene. Cielo grigio su. Ciao a tutti, perché ce la suoniamo e ce la cantiamo con i Black Banjo. Ciao a tutti, da Katia Luciani e da Roberto Guerra. Ciao ragazzi. Dai Black Banjo, buon mi blues. Raccomando. Grazie. Concerti e spettacoli vi aspetta sui canali www.concertiespettacoli.it. Facebook Concerti e Spettacoli e il nostro canale YouTube Concerti e Spettacoli Max Communication. I slept on a gold cord, went to come and wish I could win back the crowd. Early in the morning, I made it to Big Sur, time for my windshield, down the US 1. I'm too far away from Cali. I'm too far away from Cali, the place I wanna be, just a place to be. I'm too far away from Cali, I'm too far away from Cali, the place I wanna be, just a place to be. I'm too far away from Cali. I'm too far away from Cali. The place I wanna be. That's a place to be. I'm too far away from Cali. I'm too far away from Cali. The place I wanna be. That's a place to be. We'll be right back.
the Frisco Bay. Southbound to LA, San Diego Charm, in Maysville, beneath the palm. I'm too far away from Cali, I'm too far away from Cali, because I wanna be, there's a place to be. I'm too far away from Cali, I'm too far away from Cali, the place I wanna be, there's a place to be. Concerti e spettacoli è stato offerto da Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com. GS Elettroforniture di Sabatucci Giuseppe, rivendita di materiale elettrico all'ingrosso e al dettaglio. Dal 1993, garanzia di competenza e professionalità. A Treia, in via San Marco Vecchio 23, e dal 2017 anche a Passo Colmurano, in contrada Fiastra 69.